tra i tanti impegni è riuscita a venirci a salutare. Questo noi siamo grati, Sindaco. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Io ringrazio e chiedo scusa perché dovrò andare via, perché già è iniziata la campagna elettorale, purtroppo per alcuni versi, ma per altri versi penso che sia anche un piacere, un momento che bisogna viverlo con gioia, perché ti dà la possibilità di incontrare, di abbracciare amici che hanno condiviso un percorso. E gli amici penso che mi sono stati vicino è stata la comunità dei Santa Catrice, che mi ha donato nella mia giunta un ragazzo eccezionale, Francesco Pizze. Quindi io penso che questo libro è un pretesto per alcuni versi, è un orgoglio perché vedere un santacatese che scrive, che lascia traccia della sua cultura e anche delle sue origini, perché dentro a quel libro io sono convinto che ci sia non solo la sua sapienza, la sua conoscenza, ma ci sono le radici che si fondono in un romanzo che prende anche spunti di un territorio che penso essere un territorio ricchissimo. Quindi Alfonso De Capranis è un altro autorevole scrittore del nostro territorio, ci aggiungiamo anche Francesco Carrillo, che nonostante non viva qui a Foggia, ma guarda con attenzione questo territorio. Penso che il territorio, o meglio, Foggia non è, e lo dico perché sono originario anche io del Subappennino, non è, diciamo, dei foggiani originali, ma Foggia è diventata grande e sono certo di questo grazie al contributo del Subappennino, che ha portato anche una iniezione culturale, anche imprenditoriale, perché vorrei ricordare il compianto Don Michele Perrone, un uomo che ha saputo trasferire a questo territorio il valore del lavoro. Quindi la comunità dei Sant'Agatesi penso che abbia fatto crescere Foggia, e per questo io sono grato non solo perché mi siete stati sempre vicini, ma sono grato per aver dato con la vostra attenzione nel lavoro, ma al di là del lavoro penso la qualità dei Sant'Agatesi, lo dico sempre, e l'umiltà nella capacità e nella sapienza, l'umiltà che significa rispetto, significa molte volte anche il garbo che fa la differenza rispetto a altri cittadini che molte volte si distinguono per un'inciviltà che è disarmante, che offende l'immagine di questa città. E ho sempre visto questa differenza fra il garbo e il senso di civiltà e il senso di appartenenza che avete trasferito in questa città. Quindi questo ne sono grato e vi porto proprio la testimonianza reale, perché le persone che ho avuto sempre al mio fianco, e quando mi ha detto che era di Sant'Agata, ho sempre notato questa differenza comportamentale. Penso che questo è il carattere distintivo dei Sant'Agatesi e la qualità che noi vediamo in queste belle persone, ma in tante altre persone, come anche il compianto Nuovi, che ho un grande amico, ma penso che sia, ecco, una serie di persone che di fatto hanno fatto la differenza a Foggia e in tutto il paese del Mezzogiorno d'Italia, e soprattutto nel paese, nel nostro bel paese, che è il paese Italia. Penso che la vostra testimonianza, le vostre capacità, le vostre doti sono sintetizzate, almeno io riesco a catturare, in questo grande amico che è Francesco Varese. Grazie, grazie. E buon lavoro. Grazie. Scusate, devo andare pure via. Io voglio ringraziare tutti i presenti perché avete avuto la bontà di partecipare a questa serata, e al vostro presente sono convintissimo che contribuirà a rendere ancora più significativa e importante la serata, l'incontro di noi tutti sant'agatesi. Una piccola precisazione: io sono foggiano, ma le mie vene scorre più che
più che sangue sant'agatese, perché mio padre, mia madre, i miei genitori nacquero a Sant'Agata, furono sant'agatesi, purtroppo chiaramente non sono più, però io sono orgoglioso di dire che mi sento anche io sant'agatese. Va bene? Allora, dicevo che nel periodo natalizio si sa benissimo che è prassi costante scambiarsi auguri, regali, naturalmente anche quest'anno io non sono sfuggito a questa piacevolissima consuetudine e tra l'altro ho avuto un regalo in una maniera piuttosto inedita ed inaspettata, però nello stesso tempo anche molto più gradita. Infatti mi telefona il preside Francesco Carrizzo per comunicarmi l'uscita del suo ultimo lavoro che segue quello precedente, il Zibaldino, uno più bello dell'altro, mi permetto di dire. E quindi però, oltre a farmi gli auguri di Natale, mi dice anche, senti Alfonso, io questo mio lavoro, che si chiama appunto Set, lo devo presentare nelle sedi più appropriate, vedi Salerno innanzitutto, Bari, Sant'Agata di Puglia, per il festivo ovviamente, ho pensato anche di presentare la Foggia e vedo in te la persona adatta per poter svolgere questo compito. Non vi nascondo che lì per lì mi sono sentito un pochettino così perplesso e imbarazzato perché insomma mi si è ricoprito una veste non consona al mio carattere, quella di essere un oratore, un presentatore, un relatore, sono piuttosto di carattere riservato. E lì per lì ci ho pensato, poi ho detto, ma sì, guarda, per il buon Ciccio questo è dato, perché lui merita. E allora eccomi qua, e, scusandomi a priori se leggo, perché come dicevo poco fa non sono neanche un oratore di diciamo, ma piuttosto uno appassionato della penna, a me piace scrivere, anche se oggi non si parla più di penna, si parla di tastiera, ma siamo sempre lì, scriviamo, leggiamo, scriviamo e vedi sempre. E quindi voglio dire che non mi devono spaventare un pochettino la consistenza dei miei fogli, sono degli appunti che ho preso, ma che comunque cercherò anche di essere più breve possibile, cioè non annoiarmi, non dilungarmi. E allora veniamo al libro, iniziando dal titolo. Sepp è un diminutivo ed anche nello stesso tempo un vezzeggiativo, anche affettuoso se vogliamo, del nome Giuseppe, molto usato ed adottato a Sant'Agata di Puglia, a volte anche unito ad un altro nome, come per esempio Sepp Antonio. E poi unito anche a volte ai cognomi, per esempio io avevo i terreni in contrada Sepp Ranza, di quando sanno dov'è. Ma qui Sepp è il titolo del libro, è il nome del protagonista, un giovane contadino, pieno di vita, come tanti altri, dell'Italia meridionale, cioè di quella parte dell'Italia caratterizzata da una società, si può dire ad esclusiva connotazione agricola, rimasta tale anche dopo la unifica, forse non mi ricordo, avvicinano un po'. L'Italia è rimasta tale anche dopo la unificazione del 1861, non scopro, non dico uno di voi. Il libro ne racconta una cosa veramente chiara, scorrevole, che da rendere gradevole la lettura, e quindi narra la storia, o meglio la vita, sia pure breve ma vissuta intensamente, al punto da far assumere al lavoro in alcuni tratti il profilo del romanzo. Però devo precisare che non si tratta di una vita romanzata, una vita reale, con tutti i suoi addentellati di natura familiare, sociale e politica. Questo grazie alla personalità del personaggio e dalla sua figura. Seppe, infatti, è un ragazzone di 19 anni, abbastanza bello, affascinante agli occhi delle fanciulle, delle giovinette del paese, ben piantato sulle gambe e con le spalle larghe, sanguigno, in possesso di un carattere forte, supportato da uno sguardo penetrante di uomo già maturo, nonostante sia ancora meno dipendente. Questo si può notare anche nella foto allegata al libro, che il professor Carrillo può allegare, e si vede questo giovanottone, veramente un gigante da ammirare nelle sue fattezze fisiche. E quindi determinato poi nelle sue decisioni, grazie a una grande forza di volontà, e ne dà prova di questa forza di volontà in più di un'occasione, non ultima durante o per la scelta di quella che doveva essere poi la sua futura sposa, che è partito proprio come
come un carro armato, non lo fermava nessuno, è vero Ciccio, mi sbaglio. Va bene, io voglio, l'ho detto Ciccio perché voglio dire che mi permetto, Frese Carrillo lo sa, ci siamo amici, un pochettino parenti anche da tantissimi anni, e mi deve consentire in maniera benevola e affettuosa di continuarla a chiamare come ho sempre fatto, non solo io forse. Non è una concessione, è un piacere. Oh, sei sempre caro, come per tutti. Come per tutti, il buon Ciccio, è vero, è così. E quindi, soprattutto, diciamo, appunto, questo Seppe è un giovane, scusate la battuta, un senza guerra, nel vero senso della parola, e con un cervello fino, non rozzo, grossolano, che gli consente di avere delle proprie idee in ordine al contesto socio, politico e culturale in cui vive. Che è quello, sì, di un borgo, vabbè, un borgo Sant'Agata di Puglia, però questo contesto rispecchia fondamentalmente quello più generale dell'intera nazione italiana, in quel particolare periodo storico che è stata l'anticamera della Prima Guerra Mondiale. Un altro aspetto di positivo di questo giovane personaggio sta nel fatto che egli non è un analfabeta, e anzi è in possesso di una discreta istruzione acquisita con la frequentazione di tutto il ciclo di 5 anni di scuola elementare. E quindi sa leggere, sa scrivere, è disinvolto nel parlare, si presenta bene, tutte caratteristiche per le quali non può essere inquadrato nello stereotipo largamente condiviso del contadino del sud, rozzo ed ignorante. È risaputo infatti che ancora agli inizi del Novecento, quando si dipana la vicenda di narrazione, l'analfabetismo nel meridione supera l'80% della popolazione italiana. Vero? Sì. Addirittura in Calabria, ho letto, in Calabria superava il 90%, insomma, là, secondo i non analfabeti, sulla punta delle dita. Quindi a queste spiccate doti intellettive, Sepp abbina un fisico forte, integro, a volte esuberante, che però da gran lavoratore mette a frutto proficuamente nella conduzione dei terreni agricoli di sua proprietà, di cui aspira a migliorare le potenzialità mediante le innovazioni agronomiche, l'acquisto di attrezzi per la campagna i più moderni possibili ed efficienti, e soprattutto opere di bonifica, consolidamento di siepi, che so io, di piccoli terreni, passaggi frane, quindi i palatoni. Ma soprattutto questo lavoro lui lo fa con il lavoro, il duro lavoro, la dedizione, la passione dei confronti della madre terra, che è prodiga oltre ogni dovuto, però se amata e rispettata, ovviamente. Molto importante questo concetto. Altrimenti la terra vuole essere amata e rispettata. E sono dello sfruttamento effimero. Oggi è più che attuale questo mondo. In definitiva è quello che si suol dire un ragazzo d'oro. Di sentimenti buoni, educato, rispettoso del prossimo, e orgoglio dei genitori che erano contadini, che vedevano in lui un giovane collega scalpitante, pieno di energie, con una volontà forse esagerata di sempre fare, realizzare, concretizzare, per non sprecare inutilmente la vita che corre veloce. Non era, il professor Carrillo ha scritto, prese Carrillo una bella frase, no, mangia e dormi. Lui era un tipo mangia d'oro, come sapete significa un pigrone, porta ma passo. Porta ma passo, come il pecore. Atteniamoci al rigore. Sì. E quindi non sprecare la vita, ma anche con la vita corre veloce, così come corre veloce il giovane raffigurato nella copertina del libro, con entrambi i pugni chiusi, qui mi permetto io di fare una piccola osservazione, a parte la liguria e la forza di questo giovanotto, ma anche il pugno chiuso, dopo vedremo il perché, insomma. È un socialista. Esattamente, ha il suo significato. In questo giovane l'autore vede appunto il suo personaggio, qualità con cui Sepp aveva saputo conquistarsi la stima dei vicini di casa, il rispetto dei paesani, l'invidia dei suoi coetanei, ma anche l'ammirazione da parte dei suoi amici più giovani, più piccoli, per le sue convinzioni politiche. Tra cui Petruzzo, Pietro D'Onofrio. Pietro D'Onofrio e Caruso. E poi Minguccio Caruso. Non so chi di voi si ricorda ancora di Minguccio Caruso, il grande socialista che fu vice sindaco a Sant'Agata nel primo dopoguerra, che sposò un'Antonaccia. Minguccio Caruso, un personaggio molto importante della storia politica.
magari se ci fosse stato il compianto amico Narduccio Russo avrebbe capito subito. Dicevo anche Donofrio, Donofrio. Una maniera di formazione. Dunque, a Giorgio infatti non piacevano le cose storte, e di queste nel contesto socio-politico a lui contemporaneo ve ne erano tante. La sua innata lealtà, l'età giovanile, il sangue caliente nelle vene, mal gli fanno digerire le ingiustizie e i soffusi perpetrati dai proprietari terrieri ai danni della povera gente. Virgolette, i pescicani che non si abboffano mai, questa era l'espressione, attenti unicamente ad accumulare i loro profitti mediante lo sfruttamento cinico del bracciantato largamente diffuso nelle campagne. Da buon idealista, pertanto, ma dotato anche di un altrettanto buon senso e forte senso pratico, il nostro personaggio rivolge volentieri quindi il suo sguardo nei confronti del socialismo, in grado, secondo lui e anche gli altri, di riscattare la condizione di povertà e di sopraffazione della gente umile, di cui però non accetta gli eccessi rivoluzionari o addirittura anarchici, così come quando non condivide la drasticità delle argomentazioni esposte da Nicola Sacco, casualmente conosciuto in America, a proposito della proprietà, che secondo Sepp non è un furto, come sentenziava Proudhon, bensì un bene prezioso conquistato onestamente e laboriosamente durante tutta una vita operosa, fatta di sacrifici e private privazioni, di impegno fattivo e costante, un bene piuttosto da custodire gelosamente in quanto indispensabile per la sussistenza della famiglia. Un socialismo moderato, quindi, quello idealizzato da sé, riformista, sì, ma non forcaiolo, bensì umano, in linea con le tesi propugnate dal conterraneo Giuseppe Di Vittorio, da lui conosciuto personalmente. Infatti entrambi ambivano ad ottenere una giustizia sociale fatta di diritti e doveri uguali per tutti, in posizione paritaria, da realizzare con la salvaguardia dei diritti degli umili sottoposti, siano essi braccianti o poveri contadini, come la famiglia di sé, ma pur sempre fieri ed orgogliosi della propria dignità, liberati dalle pastoie della politica di oppressione capitalistica attuata dai padroni, pur se la saggezza della mamma Concetta ammoniva che non v'è giustizia a questo mondo, la giustizia di chi comanda, virgolette, chi maneggia pareggia, soleva dire. Dunque, con queste idee il nostro protagonista anela ad un avvenire in cui l'azione del genere umano non sia orientata unicamente al raggiungimento con bravosia della meta effimera della ricchezza, ma piuttosto verso l'affermazione di una società civile in cui attraverso il progresso e la giustizia sociale vi sia la fraternità tra i popoli e l'uomo non operi solo per se stesso, ma anche per il suo simile, da realizzare attraverso una dura battaglia che abbia come obiettivo il riscatto dei poveri, degli sfrattati, degli emarginati, tali da secoli in una società cristallizzata e caratterizzata dalla divisione in classi e distinzione di ceti. Allargando il proprio orizzonte, questo spirito ribelle ed anticonformista, il giovane lo nutriva anche, e non poteva essere diversamente, nei confronti del governo centrale, sordo, a suo dire, ma non soltanto suo, alle istanze degli addetti al lavoro nei campi. Da qui una naturale insoddisfazione di sé, il quale sentiva prepotente il desiderio di cambiamento della realtà mediante il primato di un atteggiamento nuovo. Egli riteneva infatti di non poter restare indifferente di fronte alle turbulenze sociali determinate principalmente dall'inerzia del liberalismo conservatore di Giolitti, preoccupato principalmente di mantenere ipocritamente lo status quo, terreno fertile di clientele, opportunismo ed arrivismo, e pertanto responsabile di tutte quelle inquietudini che caratterizzavano la società civile nei primi anni del Novecento. Il lavoro dunque potrebbe essere considerato un romanzo con contorni politici. Il preside Carrillo, da storico, prende a pretesto la storia di sé per un esame storico-politico di quel particolare momento della storia italiana, soprattutto per mettere in risalto la peculiarità della società contadina dell'Italia meridionale, con le sue contraddizioni, che vedono un netto divario, da un lato i ricchi proprietari terrieri arroccati sulle proprie posizioni conservatrici e per nulla affatto disposto ad indennizzare gli incendini. Dall'altro la massa dei poveri, dei disereditati, la cui giornata finisce così come è cominciata,
per poi iniziare un'altra uguale alla precedente, senza orizzonti nuovi, senza uno spirale di luce in fondo al tunnel che li vede a testa in giù spezzarsi la schiena col duro lavoro, per il quale la vita non è una scampagnata, come saggiamente ricordava il mamma Concetta. Dico bene. Al di là comunque dei riferimenti di natura politica, il testo contiene soprattutto un'approfondita analisi sociologica, oltre che un'accurata indagine psicologica dei personaggi, e sempre costituisce il principale oggetto della speculazione conoscitiva. L'autore ha saputo dipingere sapientemente i tratti essenziali del personaggio, scavando nella profondità del suo animo per ricavare un quadro preciso della sua personalità, fatta di ideali sublimi, di atteggiamenti per quanto alteri o fini, comunque nell'apparenza soltanto arroganti, ma sostanzialmente semplici e moralmente onesti. In possesso di una forte dose di autostima e una spinta indispensabile per poter aspirare al raggiungimento di risultati apprezzabili, Sepp progetta, ad esempio, e realizza il proficuo investimento di quanto guadagnato a costo di grandi fatiche sopportate durante i 5 anni di permanenza negli Stati Uniti d'America, con l'acquisto di un appezzamento di terreno nel suo paese, apportandone notevole migliorie. Autostima che gli consente altresì di emigrare negli USA per sfuggire dalla miseria e dalla disoccupazione che attanagliava le regioni dell'Italia meridionale, ma anche del nord, se vogliamo, senza alcuna remora nei riguardi delle incognite che gli possono riservare una vita nuova in un mondo diverso, e che egli affronta e supera con la forza e la tenacia proprio di un contadino del sud, capace peraltro di una introspezione psicologica con cui Sepp stempera l'irruenza della sua indole e della sua passione politica con la consapevolezza della sua genuina addirittura morale ed onestà intellettuale. La stessa passione con cui Sepp partecipa alla Grande Guerra in difesa della patria. La patria gli la identifica con la propria terra, quindi la difesa, con le proprie mani. Convinto com'è che ci si trovi di fronte ad un imprescindibile dovere civico ed un obbligo morale che egli assorbe come esemplare spirito combattivo, tale da attirare l'attenzione del suo superiore diretto, Emilio Lussu, e meritare sul campo la promozione a sergente. Gratificazione non potuta peraltro godere appieno, perché costretto a lasciare anzitempo la vita terrena durante uno dei tanti feroci combattimenti ingaggiati con le forze avversarie, a cui aveva partecipato valorosamente, insieme alla gran massa di 2 milioni di contadini meridionali che avevano elargito alla patria il più largo tributo di vite umane. Da persona colta e dotata di una sensibilità non comune, Ciccio, bontà sua, ci ha fatto dono nel corso del lavoro anche di momenti di puro lirismo, come quando inizia il suo romanzo facendoci vedere la piazzetta Chiancato del suo paese, Santa Cruz di Puglia. E qui ci vorrebbe veramente il fine dicitore, perdonami, lo vado a leggere, non sono fine dicitore, comunque lo leggo lo stesso, ma dunque, si sente che... Dice Prese Carillo, alla calda estate del 1901, sulle mura imbiancate di fresca calce, in piazzetta Chiancato si riflettevano i bagliori dell'alba, incalzata da aurora espansiva. Veementi i galli scuotevano dal rilassato torpore gli umani indolenti, ringalluzziti dallo scarnazzare pettegolo di galline vogliose di riguardo. Immenso il cielo si inonda di luce, luglio ormai declina, tanto è l'afa, ma tisco il raccolto. Bellissimo. Anche a Salerno è stato molto gradito questo esordio. Addirittura uno dei miei presenti ha definito Omelico, ha detto i larghi spazi mediterranei, quanto molto. Ma poi c'è un altro passo ancora molto bello, dice a pagina 12, e ci mostra un quadro degli impressionisti francesi, sento un po', suona ormai la prima ora di notte, il sole è da un pezzo tramontato tra Monteleone e Cristignan, trascinandosi dietro un crepuscolo di trionfanti colori, le rondini garriscono vitali nell'indaco cielo, all'inconscia ricerca di una meta che si esaurisce nel mero librarsi e inebriarsi nel volo.
me le ricordate le colombe? Vuol dire le rombe di Sant'Agata, impazzite di gioia nei crepuscoli. Se non ci sono rimasti dentro. Se non ce le ricordiamo, ce l'hai fatto vedere. Giusto. Ce n'è ancora un altro pezzettino molto bello, a sentire espressioni molto felici. Col sole già alto a illuminare le strette vie del bordo, che le conosciamo, quasi a slargarli, guarda, questa è un'immagine assoluta. Le quasi sonne che si allargano in ondate da sole. Con la sua anima mediterranea. Con la sua dilagante luce. E di questo noi ti ringraziamo, veramente, veramente poesia. Grazie. Come si è capito da questo, da quello che ho detto in precedenza, il lavoro è ambientato a Sant'Agata di Puglia, di cui l'autore ha voluto simpaticamente ricordare il suo dialetto, costellando qua e là il suo lavoro di qualche termine, peraltro glossato, che per quanto arcaico e quindi in disuso, conserva intatto tutto il proprio fascino ed il sapore genuino di un tempo passato. Ti ringraziamo anche di questo che ci hai fatto ricordare parecchie cose. Per non sant'agatese, ovviamente, sì, ci sono le note esplicative, la traduzione, certo. Perché questo libro sta camminando molto, anche molto. Perciò spesso ripeto il paese, Sant'Agata di Puglia. L'editore perché romano è entusiasta di questa roba, l'ha messo su internet dappertutto, è abbastanza noce. Oh, per quanto mi riguarda più da vicino, per concludere, scusatemi, una piccola nota personale. Devo dire che il lavoro per Pepe Carrillo ha suscitato in me anche delle forti emozioni. Mi riferisco al racconto delle vicende della Prima Guerra Mondiale e delle sue trincee, in cui ho notato molta affinità con la tragedia vissuta da mio padre, eroe e martire decorato con medaglie d'argento al valore militare. Un'altra piacevole emozione l'ho provata leggendo la descrizione minuziosa e puntuale che l'autore fa del fondo di Seppa, in cui non li spaventiamo, parlerà molto di più. No, già lo spaventati tutti voi. Con poche parole cercherò di mettere a fuoco. Quindi il prete Carrillo fa una descrizione minuziosa e puntuale del fondo della campagna di Seppe. E in questa descrizione io ho rivisto la campagna che teneva a Sant'Agata, alla Liscia. Gli stessi alberi di frutta, la mela vermiglia, e chi se la scorda, l'orto, il vigneto, l'oliveto, i pozzi, il boschetto, la stessa massa di ruolo con davanti la chianga, tu cuoce, potrebbe anche dire, no? Attacca una grossa pietra. Per riposarsi al fresco. Allora mi è parso di avvertire lo stesso odore dei gigli e sentire il rumore del vento che fa muovere il canneto e i saggi, fruscianti ma non piangenti. Una sta bella espressione. In conclusione, è un bel libro che si fa leggere tutto d'un fiato, senza stancare mai. Grazie. Non ci ha messo niente. Ha fatto subito in maniera non formale il ringraziamento per il bravo amico Alfonso De Carraris, valente funzionario del Provincio di Salerno, stavo di Salerno, nota di Foggia, nonché, tutti quanti lo sapete, bravo musicologo, anche questo ci unisce, l'amore per la buona, sana musica, sinfonica, lirica, le canzonette forse non le hanno molto, ma sul piano della musica lirica, sinfonica, lui è molto valido, è molto bravo, e questo gli va dato testimonianza perché anche io ho amato questa musica ed ebbi come maestro a Sant'Agata due validi amici. Uno era Don Alfredo Novi e l'altro era Gerardo Russo, il fratello di Narduccio Russo, nonché di Gino Russo, l'attuale sindaco di Sant'Agata. Amici che io amo ricordare perché devo loro molto della mia cultura musicale.
anche devo intanto il ringraziamento, che ripeto non è di Pragmatica, già glielo ho rivolto direttamente, alla cortesia del signor sindaco che ci ha messo a disposizione questa bella e importante sala che è un punto fermo nella cultura di Foggia, e spero e mi auguro che questa sala sia sempre più frequentata e più ricca di messaggi culturali. Credo che Foggia, con tutto il rispetto, ma abbia molto bisogno, dati i suoi problemi anche sociali, di un tuffo, di uno stimolo culturale che ne nobiliti e ne innalzi tutti i grandi talenti, le grandi possibilità e capacità. Su questo è molto importante, ripeto, è molto importante. Avrei voluto rivedere un po' i miei vecchi compagni di liceo, è vero, ma non ho avuto tempo, anche perché da molto che non li sentivo più. Ho avuto qualche remore di carattere psicologico. Mi riferisco al vecchio caro compagno Paolino De Caro, il deputato, ex deputato del PC, e mi riferisco ad Antonio Arbore, il fratello di Lenzo, di cui frequentavo la casa a suo tempo quando eravamo così studenti al liceo Lanza di Foggia. E nel contesto voglio ricordare, perdonatemi, ma è l'animo che mi impone di farlo, il mio caro, antico, grande maestro, il filosofo Carlo Gentile, e poi colui che mi sposò in quel di Siponda, mi riferisco a Monsignor Renato Luisi, una grande figura di religioso, e poi al professore Erminio Paoletta, quasi nostro conterraneo, era di Accadia, un valoroso e grande filologo classico. Questi tre miei grandi maestri nel liceo di Foggia hanno contribuito molto alla mia formazione e ci tengo qui pubblicamente a ricordarli, perché Foggia tenga ben presenti, ben stretti, è vero, i suoi validi riferimenti culturali. E con piacere ho verificato che ad essi sono dedicate delle piazze. C'è Piazzale Carlo Gentile, nella zona, se ricordo, di Porta Napoli, e c'è Piazza Monsignor Renato Luisi, nella zona sud di Foggia, e non so se Erminio Paoletta abbia avuto, almeno dai suoi conterranei di Accadia, questo pregiato onore. Se non l'ho ancora avuto, farò in modo che si lo abbia, che io lo abbia, perché lo merito, grandi filologi, grandi maestri. E detto questo, devo ricordare ancora un personaggio che forse non tutti conoscono, il professor Sergio Minervini, che ha insegnato lingua straniera, anzi, lingua inglese per molti anni al liceo scientifico Marconi di Foggia. Bene, questo signor, questo professor Minervini è il nipote del professor, aiutami, queste mie amnesie che mi vengono, è il professor Pasqualino, ecco il Pasqualino che è molto presente, uno dei protagonisti del libro, era un po' il mentore del giovane Sepp, questo giovane contadino, voglioso di sapere, di apprendere, questa voglia matta di sapere, si aggancia a questo giovane che era chiamato il professore perché discuteva la tesi con il professor Labriola di Napoli, il famoso grande ideologo socialista Antonio Labriola, uno dei centri della cultura, diciamo, politica italiana dell'epoca. Bene, la sorella di questo professore, Michela Zanzonico, esce nel libro e io ho avuto l'onore, il piacere, la gioia di essere suo ospite per 2 anni a casa sua in via Manfalcone, quando studiavo qui a Foggia al liceo, e veniva con tanto piacere mio zio Lorenzo Malcieri, che poi è il nonno della qui presente Dina, è vero, insieme al suo papà, che siano quelli che più volentieri, più spesso venivano a trovarmi. Zio Lorenzo mi lasciava un po' di soldi per andare a cinema, è vero, persona carissima che io amo molto ricordare con tenerezza e con affetto, è stato anche il mio padrino, è vero, di battesimo, nonché è stato un po' il tutore, ma non solo tutore giuridico, è stato colui che ha fatto da padre a una delle protagoniste del libro. Non voglio andare avanti perché poi lo scoprirete per conto vostro. A me interessa ora dire perché ho scritto questo libro e soprattutto il senso di questo libro.
questo non è un romanzo, cari amici. Questo libro è un trattato storico, cioè è la visione della storia come la vede Francesco Carrillo, ma non sono io come Francesco Carrillo, come una certa scuola storiografica la vede. Va bene, è la scuola che nasce da Giambattista Vico, si sviluppa con Vincenzo Cuoco, va avanti con Toynbee, un grande storico inglese. Lo stesso Nietzsche vede la concezione ciclica della storia, non quella, come dire, banalmente progressista. La storia non è un progresso lineare, la storia è un progresso sferico, circolare, i famosi corsi e ricorsi, Giambattista Vico. In che senso? È nel senso che l'essere umano, la sua condizione umana di imperfezione, l'essere gettato lì nel mondo, come dice Jean-Paul Sartre, lo so, te, siamo buttati via nel mondo e siamo smarriti, non sappiamo dove andare. E cerchiamo gli appigli. Gli appigli cosa sono? Sono i valori. I valori che la famiglia innanzitutto deve insegnare, deve porgere ai bambini, ma poi soprattutto deve essere la scuola, ripeto, ad affermare, arricchire nei nostri giovani. Io mi sono onorato per 40 anni di far parte, 20 anni come professore, 20 come preside, anche a vari livelli. Cominciai per esempio a Sant'Agata, non mi ero manco laureato, ho insegnato 2 anni, italiano, latino, storia e geografia, e qui vedo tra voi qualcuno dei miei ragazzi di allora. Sono felice di vedervi e sappiate che vi tengo sempre la parte migliore del mio cuore, perché tutti i miei ragazzi sono presenti in me, e in me c'è il grato ricordo di aver potuto dare loro qualcosa di utile, importante, più che di utile, diciamo importante, parte che avesse un senso nella vita. Nella vita, vedete, bisogna cogliere il senso delle cose, perché per il resto tutto sta giusto, tutto sta lancia, i soldi vanno e vengono, ma il senso della vita, la sostanza, la ciccia, il valore delle cose, tu lo acquisisci attraverso una pulizia mentale, una purezza interiore che ti fa capire perché stai lì e fin dove puoi arrivare lì, cioè il senso del limite, che fa cogliere la nostra imperfezione, ma anche fa esaltare la nostra capacità. Vedete che l'essere umano, come diceva Aristotele, è un animale sociale. Cioè noi siamo nati per stare con gli altri. Il senso della socialità si sviluppa positivamente attraverso l'amicizia, soprattutto. Valore massimo, assoluto, che supera perfino il valore, come dire, erotico, il valore banalmente inteso dell'amore. Ecco, l'amore è una gran cosa, muove il mondo, ma l'amicizia, vi assicuro, è ancora più forte dell'amore, perché l'amore si fonda in fondo sul richiamo anche dei sensi, ed è giusto sia così, perché l'uomo è anche carne e ossa, ma l'amicizia si fonda sul valore dei sentimenti, è disinteressata l'amicizia, è qualcosa che nobilmente alberga nei cuori nobili, è vero. Non sono amicizie, vero, quelle interessate, il favore, ti faccio la corte, o addirittura ti leggo perché voglio, non è amicizia, diffidate. Sono quella rete. Quella rete, diciamo, che si tesse nella vita, che è pur legittima, intendiamoci, non è che voglia fare il purista, è vero. Capisco che è legittimo, ma non è la cosa migliore della nostra vita. La rete famosa dei favori, l'amicizia disinteressata, nobile. Perché ho speso qualche parola su questo sentimento? Perché il nostro Seppe ebbe in gran conto l'amicizia. Egli fondava i rapporti umani sulla schiettezza, sulla genuinità dei valori. Mandava a quel paese le persone, era un tipo che non andava per le spicce, è vero, un tipo arrozzente, come si suol dire. Ed egli, nella piazza di Sant'Agata, ed è un episodio vero che mi hanno riferito sia Pietro D'Onofrio, sia mio zio notaio Don Michele Locuccio, sia mio suocero Nicola Antonaccio, sia compare Minguccio Caruso, mi hanno riferito, è avvenuto con me. Egli fece andare a chiudere di casa il famoso notariello
perché egli, questo signore, sprezzantemente, è vero, lo aveva offeso nella sua dignità di contadino e di socialista, lui che era legato al grande ambiente capitalista. Voi sapete che la nostra piazza Sant'Agata è stato spesso teatro di teatri politici, a volte anche pittoreschi, io ne ricorderei tanti, non li voglio citare, ci potremmo fare qualche risata, ma insomma, rimandiamo così in privato ad altri momenti, le famose bare, i taunti che portavano davanti a chi perdeva le lezioni, no? Dalle case, cose pittoresche queste, però denotano, come dire, la grande vis, la grande forza dinamica e polemica che caratterizzava. I sindacatesi, vedete, non sono delle belle lame, eh? Non sono tipi così sciabbi, sono tipi che si fanno valere, eh? Lo stesso sindaco ha capito di che staffa sono i sindacatesi, persone fondamentalmente leali, è vero, finché non gli si tocca certi santuari, va bene? Però, ecco, la Sant'Agata di una volta era certamente un tantino più leale di quelli di oggi, ma noi speriamo sempre bene, siamo ottimisti e guardiamo avanti e cerchiamo di dare, almeno per nostro conto, testimonianza di lealtà e di alto livello di costume. Gli altri verranno, è vero. Seppo. I suoi amori. Gli amori di Seppo. All'inizio c'è un episodio chiaramente inventato, non risponde alla verità, perché poi era tutto sommato è anche un romanzo relativo. Ma io nell'appendice poi do tutte le spiegazioni nell'appendice, per cui, come dire, c'è lo svelamento di ciò che ho scritto prima. Prima non si doveva dire, perché vi dovevate appassionare le vicende, è vero. Una folata di vento furioso su quel ponte di Niscia rovescia questi due ragazzi uno sull'altro, ed essi risposero nella maniera con cui risponde un ragazzo di 18-20 anni, appassionatamente. Ed è una pagina, credo, molto bella, molto tenera quella là. Mentre il buon Don Mingo, da casa sua, guardava quando le figlie tornavano a casa, insomma, era. E insomma, questi sembrano episodi così, ma sono episodi molto verosimili. Molto verosimili, vi assicuro. Mentre tutto vero è la seconda parte del libro. Cioè, l'idillio tra lui e la Lucia, la famiglia di Lucia, una famiglia molto all'antica, un po' pigotta, molto religiosa, lo spirito laicista, è vero, del nostro sempre, cioè, socialista, vero, veniva a turbare le anime, le coscienze di quei bravi contadini di animo semplice e pulito. Ma egli, servendosi anche, è vero, del suo amico Pasqualino, che è un personaggio chiave nel libro, è vero, e suo Pasqualino era cugino stretto della Lucia, che sarà poi la moglie del Seppere, mette in buoni uffici e finalmente si arriva al matrimonio. E c'è la bella descrizione del matrimonio, le famose ceste con i panni, tutti i ricordi che io avevo presente in me, e le ho tradotte nel libro. Poi due momenti tragici, il momento delle lotte contadine, la rivolta di Candela, che è un momento molto duro, ci furono 7-8 morti, ci furono. Un episodio storico, vero, questo accadde l'8 settembre del 1902. L'8 settembre, praticamente, era il giorno in cui la Madonna dei Cafoni, cioè i Cafoni, prendevano servizio dai loro padroni e quindi venivano ingaggiati. C'era stata una settimana prima a Foggia, qui, una riunione della Lega dei Contadini, cui aveva partecipato il nostro SEP insieme a un giovane, è vero, sindacalista rivoluzionario di Cerignola, più giovane di SEP, era un certo Peppino Di Vittorio. Oltre che il nome, aveva in comune con SEP anche la passione politica e si intesero alla perfezione. Dopo alcuni anni si dividono in trincea, tutti e due, grandi, nobili patrioti, è vero, che riscattano tutte le colpe e anche le dicerie ingiuste sulla sinistra, sul socialismo. Molti socialisti, molta sinistra fu altamente patriottica. Mi riferisco a Nenni, mi riferisco al grande rivoluzionario di estrema sinistra socialista Benito Mussolini, mi riferisco a Pezzolini,
tanti, a Lungaretti, a Emilio Russo, tanti grandi, a Salvemini, tutti i grandi personaggi che hanno fatto la storia della cultura italiana e che andarono valorosamente a combattere per la propria terra, per la propria famiglia, va bene? E lì c'è un bel excursus sull'eccidio di Candela, sto giovane che viene frastornato, viene incriminato e quindi, non vi dico, il dolore della famiglia per scagionarlo, l'impegno dell'avvocato Michele Locuccio, che poi diventerà notaio, l'impegno di Nicola Barbato, che era un senatore, è vero, socialista, l'impegno anche di Salandro, Antonio Salandro, il quale non era socialista, ma era un liberale, diciamo, liberale conservatore, liberale anti-giolittiano. Perché come nella DC, anche questo. Che succede? C'è qualche addetto? Vabbè, provo. 20 anni di insegnamento, mi hanno dato la voce giusta per poter... Voilà. Mi è uscito il guaio. Non cominciate a contare, perché mia moglie mi accusa e ti si scopre spesso. Vero e buono. Quando capita, capita. Allora, dicevo questo, che l'eccidio di Candela fu un momento molto duro della storia della Puglia. Il regime giolittiano non ci pensava due volte a reprimere queste rivolte. A Candela ci fu veramente un macello. Seppe venne incriminato, grazie, Seppe venne incriminato, poi dopo tante pene viene anche assolto per insufficienza di prova. Come le so ste cose? L'immagine che da Candela dovesse andare con la mula. E lì un episodio, mi ricordava Manzoni con la famosa mula di Don Abbondio. Non è che per tanti anni si è studiato in mano, voglio dire, no? Tutto quello che è un bagaglio che teniamo addosso. Per esempio, certi aspetti, diciamo, io ho visto il cimitero Marin, per esempio, di Paul Valéry, sono stato a Sète in Francia, e c'è un bel pezzo, penso, dall'Orfeo, di Paul Valéry che ho messo sulla bellezza della gioventù mediterranea, no? Le carni avoriate, queste carni, è vero, brunastre, tipiche, è vero, dei nostri giovani. Tornando a noi. Questo ragazzo si vede a 20 anni nei guai, non ha il coraggio di tornare a casa. Suo padre, che arriva sempre nel momento meno opportuno, sotto il ponte di Liscia, quando loro stanno, i due ragazzi, uno sull'altro, a botta di vento, e arriva lui, è sciagurato, lascialo stare, non è per te, è la figlia di Domingo, la figlia dei galantuomini, tu non puoi stare con questa. Il senso del rispetto che aveva. Oppure, ancora una volta, quando lui torna da Candela, mette il mulo lì nella stalla, che poi questa stalla, Perino, non è altro che il vostro sottano. Voi lo acquisiste da Sepp tanti anni fa, dal compare Sepp, mentre Sepp abitava al Ciangato, là dove c'è la Madonna, vi ricordate quella dolorata? Lì è nata mia madre, quindi anche Sepp, eccetera. E di fronte avevo due case, di fronte all'altro, il sottano che poi prese Pietro D'Onofrio. Dunque, tornando a noi, questo giovane all'improvviso si vede, dice una bugia, doveva andare ai Tierz, dove loro avevano il terreno, ma sarebbe piano casale, no? Intanto il papà veniva proprio dai Tierz, giustamente non l'aveva visto, per cui è andato a Catena, così inventa questa la scusa. Sono andato da Tullio, o meglio da Vincenzo Capobianco, che era il papà, è vero, di Tullio Capobianco, che è il zio della signora qui presente, è vero, ho saputo che ci sono dei bivomori, i bivomeri che fanno meraviglia, allora erano grandi cose, si andava col povero aratro che scorticava, il bivomere tirava fuori più terreno e facilitava il lavoro. Sempre questa sete di miglioramento che gli aveva e che poi, sete che gli tradusse nel suo cognato, Lorenzo, il quale prima era geloso della sorella e non voleva che la frequentasse, poi capì con chi aveva a che fare e diventò il suo idolo, il suo vero maestro di vita. E questo mio zio, poi dopo, tante volte me lo raccontava, quante cose mi ha insegnato sempre, quante cose mi ha insegnato. È una vicenda molto ricca di vita, vedete. Ma ripeto,
la ratio fondamentale del libro è un'analisi sociologica, psicologica delle condizioni dei contadini, ma della società in genere, della primavera, agli inizi del secolo XIX, ma il secolo XX, anzi, non certo, il secolo XX, dei vari stati sociali, i tre gruppi sociali, i galantuomini, i porci galantuomini, li chiamavano quelli dei contadini, il ceto medio degli artigiani, che era il ceto più dinamico, più attivo, i calzolai, i fabbri, i sarti, i muratori, e tra i muratori sono citati quelli che costruivano le case, la plurale neutra, a differenza di quelli dei palazzi, il popolino, i contadini, beffavano questo ceto medio. Dicevano che loro si facevano i grandi palazzi, ma erano solo case, invece i nobili avevano i palazzi. E noterete, mi picco qualche sfizio, un po' di ironia, non guasta mai, è vero. Infatti il nonno di mia moglie aveva la sua casa grande dove abitava suo zio, sopra la chiesa dell'Annunziato, su Sant'Antonio, no? È vero, di Acullo, no? E per esempio il nonno di, se ci sta, dove sta Vito Fredella, Mastro Tucci, aveva anche lui le sue case, ognuno di questi bravi grandi curatori si faceva il suo bel palazzotto, e Zanzonica, che poi è il papà di Pasqualino, si fece il palazzotto giù al garage di fronte a dove abitava, questa mia nonna, questa Lucia. Ma non erano palazzi? No, il palazzo invece, anche se erano decaduti, no, per i decaduti, era il palazzo Barbata, il palazzo Carrillo, il palazzo Volpe, e il palazzo, come si dice, altri palazzi che non mi ricordo, del Buono, Vinciguerra, vedete, dove abitava Don Alfredo Nobile. Quello non è il palazzo di Nobile, è il palazzo Vinciguerra, un grande, nobile palazzo, di una grande, nobilissima famiglia che si è estinta. E ha abitato anche lei, anche a Gerardo Vinciguerra. Sì, ma c'era Bettina Vinciguerra, una delle ultime. Ma lì è venuto fuori anche Mario Vinciguerra, il grande politico, il grande antifascista, che poi visse a Napoli, morì a Napoli. Quindi, insomma, c'è una dimensione culturale profonda in Sant'Agata, veramente profonda. Comunque devo stringere e chiudere, perché è giusto sia così. Tutto finisce sulle trincee del Carso. Prima, in Egitto di anni ha due figli, perché poi, in una maniera forsennata, egli credeva nella famiglia, si dà a incrementare, ad arricchire la sua famiglia. La prima è una bambina che somigliava tanto a lui, lo sguardo altero, c'è la foto nel libro. Nel senso che io, che però ho conosciuto bene quella bambina e che ha trasmesso in me anche tanto, è vero, di suo padre, non è un caso che abbia scritto un libro intitolato Seppo. Tutti gli autori nei libri che scrivono mettono un po' della propria autobiografia, vedete. Nel personaggio di Seppo credo che c'è molto anche di me attraverso la figliola, e c'è molto anche di persone a me caro, di colui ebbero pratica di vita, personaggio affascinante. Ne sentivo tanto parlare da piccolo. Mi sono convinto di scrivere questo libro, sapete come? Sono stato a Trieste a un convegno e andai per caso a Re di Puglia. Bene, sul settimo gradone di Re di Puglia ho visto scolpito nella pietra il suo nome e cognome, qua sopra presente. Ho avuto un'emozione fortissima. C'è ancora uno di nuovo. L'emozione di un giovane pieno di vita che voleva realizzare tutto nella vita, che da bravo socialista non credeva nemmeno nella guerra, perché sapete che i socialisti erano in gran parte contrari alla guerra, salvo una parte che era a favore. Ma lui però va in guerra e mazzinianamente che fa?
à la guerre comme à la guerre, come dicono i francesi. Cioè, quando si sta in ballo bisogna ballare bene, bisogna fare il più valore, per cui diventa uno dei più valorosi, dei più furiosi combattenti. Egli stette col generale Capello, il rinnovatore della strategia militare, colui che creò il corpo degli arditi. E già si era coperto di valore a Col di Lana, nel Trentino, per cui dette a Emilio Lussu la motivazione della promozione a sergente, ma alla Benzizza, all'Armada, furono botte da orbi. Come ne sai queste cose? Me le han dette, me le han riferite, le ho letto sul libro, sui diari. Nulla ho inventato, tranne l'idillio, è vero, tra lui e Milte, la mia mente nostra, la nostra mente, che poi è di una tenerezza, se mi permettete, molto bella. Capisco che c'è stato un po', non credo sia narcisismo, ma l'amore proprio è un fatto legato alla vita di ogni essere umano. Volevo fare ancora una volta chiarire le mie radici, ecco, chi era il mio bisnonno, il Domingo, un gran signore, non aveva molti soldi, ma aveva tanta di quella classe, di quella signorinità. Era ricchissimo da quel punto di vista, gli era rimaste poche versure al viticone, nulla di che, ma era rimasto il nome. I suoi parenti erano Giacinto Volpe, è vero, che ha sposato la sua sorella. Era la mamma, era Saverio Balbato, è vero, come sua parente. Attraverso, e detta la parte migliore del suo palazzo per motivi economici, a chi? Ai parenti Volpe, a Don Alfonso Volpe, personaggio che voi molti forse ricorderanno, che stava sotto casa. E sul biportale c'è ancora lo stemma della nostra famiglia con la D e la C, Domenico Carrillo. Scusatemi questo excursus, che non è vanteria, è solamente tributo doveroso a chi mi ha permesso di stare qui oggi con voi per i rami. E in questi rami, oltre che Domingo, c'è anche Seppo. Allora sono molto grato. E sono grato anche, soprattutto a voi, che avete avuto la pazienza, la cortesia. Vi permetto anche l'affettuosità di stare qui con me e confermarmi la vostra amicizia. Grazie. Qualcuno voglia di chiedere qualcosa proprio per essere Carrillo, qualche ulteriore, no? Sta abbastanza esauriente. Siamo in porto. Dice chi, perché poi siamo state anche due. La digestione non fa male.